Avete sentito? Spacca minuto. Se mi concedete 2 minuti di tempo, vi voglio raccontare una bella cosa. Zitta tu. Ma che ti prende? Ma lo sai, ma sei impazzito! Ma siete voi impazziti? Ma andiamo, si accendono dei fiammiferi come se niente fosse. E poi ci si lamenta se succedono delle disgrazie. Con tanti incoscienti che vanno in giro a giocare col fuoco come se fosse acqua. Senti, ma lo sai che tu sei proprio suonato nel cervello? Ah, sono suonato nel cervello. Allora leggi un po' qua. Intero palazzo salta in aria per cause imprevedibili. E sai quali erano le cause imprevedibili? No. Un fiammifero acceso vicino a una perdita di gas. Allora uno, secondo te, per accendere una sigaretta deve chiamare i pompieri? Oh, non occorre, basta fare come faccio io. Ecco qua, è un rivelatore di gas a radiazione multiple. Ogni volta che devo accendere una sigaretta, zac, verifico. Sì, sì, ma deve essere una bella scocciatura dover andare in giro con quell'aggeggio. Vedi, per dei cittadini come te, lo Stato dovrebbe istituire il porto di Cerini, come per il porto d'armi. Non lo sai che con un aggeggio come questo l'anno scorso ho evitato un'esplosione al parco dello zoo di Filadelfia, che come tutti sanno ha il riscaldamento a gas? Perché? C'era una fuga di gas nello zoo. Ah, altro che fuga. Beh, e cosa poteva succedere? Gli zoo sono tutti all'aperto. Sì. Il gas all'aperto non ha nessun potere esplosivo. Si volatilizzano. Già, all'aperto, ma al chiuso, in una gabbia, per esempio, specie in una di quelle che hanno il doppio cristallo isotermico per animali tropicali, se uno accende una sigaretta, che succede? Adesso salta fuori che a Filadelfia anche i rinoceronti fumano. No, i rinoceronti no, ma le scimmie sì. Come, come? Al posto di mangiare le noccioline, fumano i sigari? Perché? Non hai mai letto sul giornale di quelle scimmie che mettono nei razzi come cavie? Ebbene, le fanno fumare appunto per farle assomigliare il più possibile agli uomini. Fatto sta che, dopo quello che io ho fatto per la città di Filadelfia, al prossimo razzo che manderanno sulla Luna, daranno il mio nome, Dario Primo. Ah no, questa... non la bevo. E questa la mangi? Ah, questa sempre. E pasta Barilla? Con pasta Barilla è sempre domenica. Ed ecco i nidi di rondine Barilla. Le famose tagliatelle di Parma. 5 uova in ogni chilogrammo. Noi preferiamo il nido di rondine che è vera pasta all'uovo. Di uova in ogni chilo per 5 ce n'è. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Per i bimbi, per tutti, pastina glutinata a Barilla. Con pasta Barilla è sempre domenica.